Bene, carissimi, in questa terza puntata del nostro appuntamento di questo giorno, che abbiamo già detto tante cose, lei ci ha raccontato veramente e ci ha aiutato a entrare nelle profondità, veramente, nelle profondità dei dogmi mariani. Purtroppo, giungiamo alla fine a questo percorso. Questo è un percorso che ha solo inizio, perché il vero lavoro dobbiamo farlo noi. Lei ci ha un po' invitati a percorrere queste settimane, questo anno con Maria, in Maria, per entrare veramente in pieno della conoscenza, della bellezza e della profondità di tutto ciò che noi dobbiamo ancora riscoprire. Purtroppo l'ignoranza c'è stata tanta ancora, perché noi ci soffermiamo spesso sulla superficie delle cose. Invece qui abbiamo di fronte un oceano profondissimo delle verità, dei contenuti, che non ci sarebbe la fine di poter, saremo poi nel paradiso a contemplare Sì, veramente è tutta la bellezza. il grande santo che è stato San Luigi Maria di Monforte, diceva che bisognerebbe cambiare l'accento sul nome Maria e mettersi alla maniera latina Maria, per dire Maria è un insieme di oceani, i mari senza confine della ricchezza di Dio. Bellissimo questo Io le dico subito da concetto. polacco che in polacco l'abbiamo già fatto, perché Maria non si dice Maria, si dice Maria. Ecco, Mario, bello, no. Miriam. quindi questo oceano veramente meraviglioso che Dio ci ha donato come madre. Prima l'ha pensata, l'ha preparata come madre di Dio, madre di Gesù Cristo, ma poi ci ha donato, Gesù Cristo ci ha donato lei come la nostra madre sotto la croce. A Fatima lei compendia tutto questo nel concetto di consacrazione al suo cuore immacolato. È una parola che i teologi hanno spesso criticato. Certo Maria non è andata all'università, ma le parole lei le sa usare bene. E lei ha chiesto la consacrazione. Interessante come i papi abbiano ripreso il linguaggio di Maria. Per esempio, San Paolo VI scrive così, quando a 50 anni dalle apparizioni di Fatima, pubblicò una esortazione apostolica dal titolo Signum Magnum, era il 13 maggio del 1967, 50 anni dopo le apparizioni. Scrive: esortiamo tutti i figli della Chiesa a rinnovare personalmente la propria consacrazione, questa è la parola esatta, al cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, e a vivere questo nobilissimo atto di culto con una vita sempre più conforme alla divina volontà, in uno spirito di filiale servizio e di devota devozione della loro celeste regina. Quindi Papa Paolo Paolo VI. VI e anche Giovanni Paolo II, quando il 25 marzo dell'84 volle fare a rappresentanti di tutti i vescovi del mondo, davanti all'immagine della Madonna di Fatima giunta da Fatima in San Pietro, vuole aggiungere a quell'atto di affidamento scritto in precedenza la parola consacrazione, perché Maria aveva chiesto così la consacrazione della Russia. Noi quando facciamo le settimane mariane, Sì. ci sono tante domande di questo tipo. L'anno scorso abbiamo fatto in ben 8 città d'Italia una settimana mariana, quindi moltiplicate 8 per circa 10 giorni intensissimi. Utilizziamo un libretto con dentro tutti gli atti di consacrazione, puntando essenzialmente sul battesimo. Allora si farà atto di consacrazione man mano dopo le catechesi della famiglia, dei fanciulli, dei giovani, dei consacrati, degli ammalati, della parrocchia, della città, della nazione, di modo che si insista in questa convergenza verso il suo cuore immacolato. E questo è il suo segreto. Quando il Monforte, volendo compendiare tutto il suo insegnamento che aveva già espresso nel trattato, volle scrivere un libretto più breve, lo intitolò Il segreto di Maria. Interessante questo titolo,
perché oggi si cerca il segreto di Fatima, chi vuole parlare del terzo, quarto, quinto segreto di Fatima. Il segreto di Maria è stato subito da lei rivelato, quando ha detto: chiedo la consacrazione al mio cuore immacolato. Questo è il vero suo segreto. Come una mamma che dice: ti do un segreto, e poi dice subito i suoi bei consigli alla figlia o al figlio. Il segreto è manifesto, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Questo è il perché siamo andati ad accompagnarla in tutto il mondo, in tutti i 5 continenti, 35 nazioni e altre nazioni ancora dopo, e adesso in varie città. Ci sono proposte per la Francia, per gli Stati Uniti, per l'Africa e via, perché si continui in questa direzione, consacrare le nazioni e il mondo intero al cuore immacolato di Maria. Questa è la via di Dio. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo percorso veramente con lei un cammino straordinario che ci giunge veramente a questa nostra unione più profonda, più reale anche con Maria Santissima, e vogliamo portare Maria nelle nostre vite, nelle nostre case, nei posti di lavoro, nelle nostre città, nelle nostre comunità, in tutto il mondo, perché lei attende questo, e questo è il suo progetto. Qual è il suo progetto? Qual è l'obiettivo? Su che cosa sta lavorando Maria Santissima in questo momento? Perché lei ci vuole mostrare in questi tempi, è così presente, così ci sta segnando con la sua presenza? Maria sta scendendo in campo, sempre di più. Le apparizioni di Maria non sono poche, sono moltissime, e moltissime sono approvate dai vari vescovi nelle varie parti del mondo. Diceva il Monforte: quando si respirerà Maria, quando ci sarà la consacrazione sempre più frequente e potremmo dire totale. La vera consacrazione totale, perfetta, almeno dal punto di vista mio personale, è quando l'autorità religiosa congiunta con l'autorità civile, come facevano in passato le città, che poi dipingevano la loro città o nelle mani di Maria o ai piedi di Maria avvolte dal suo mantello, consacravano e davano le chiavi. In molte città della Sicilia ancora c'è Maria con le chiavi in mano della città. I magistrati le affidavano la città. Lei è la regina di quella città. Dove trovare questi contenuti? Qualcuno magari potrebbe dire: dove troverò un libro come questo? Su internet ve l'ho detto. Però se doveste domandare anche qui alla libreria della Santa Casa a Loreto, facilmente vi potrà essere spedito. Benissimo. Il prezzo, ho ottenuto il minimo, quei 15 euro, perché è un libro di tante pagine, tutti a colori, quasi 300 pagine, una collaborazione con tanti vari autori. Però, sì, ma il contenuto è di una ricchezza. Quando però vado a fare settimane mariane, prima di metterlo lì a disposizione lo devo presentare, perché se uno lo prende e non sa poi dopo come utilizzarlo, diventa come un testo inutile. Invece ha preso il modo di affrontarlo, diventa una guida, e vi ripeto, non è neppure necessario andare in ordine. Se tu apri man mano a caso, tu capisci che lei ti nutre, ti custodisce, e poi completerai magari segnando quella pagina che l'hai letta, l'hai meditata, e il mosaico si andrà a riempire. Mi dice il nostro carissimo Davide che è anche su YouTube, vedete un po' voi, certo. Se ritrovate queste, certo. Io penso che, documentazioni. Che sia stato molto importante poter sentirla. Tutto ciò che lei ha detto è veramente qualcosa di ricchissimo, che ci arricchisce tutti e ci pone in questo percorso, in questa strada. Adesso sta a noi, sta a tutti quanti voi, a volerla percorrere con Maria Santissima, perché lei si aspetta da noi le cose concrete. Qui, nella GMG che si va facendo ogni 3 anni, sì, per i giovani,
di solito si sceglie un canto, che poi viene tradotto da buoni autori nelle varie lingue, con la stessa melodia si canta tutti insieme. Io questo l'avevo già pensato e fatto comporre da un nostro confratello un inno a Maria Regina d'Europa, che viene cantata anche in inglese da quella bravissima cantante Maria Luce Gamboni, che vi ha cantato Maria di Nazareth. Ma la melodia allora era di Zizigno, le parole erano di un autore recente che voi già conoscete. Allora adesso vorremmo anche concludere questo nostro appuntamento speciale con lei, questo percorso che abbiamo in qualche modo tracciato da compiere a casa, ciascuno di noi. Vogliamo anche sentire questa musica, queste parole, per poter con gioia e con entusiasmo veramente voler diventare i suoi veri apostoli, apostoli del suo amore. Mary, Queen of Europe, cantava questa ragazza. Sentiamolo insieme. Io intanto la ringrazio per il suo tempo, la sua disposizione, per tutta la sua disponibilità, la sua saggezza che lei ha voluto e ha potuto condividere con tutti quanti noi. E noi ci vediamo numerosi settimana prossima. Sentiamo questo canto e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sarò lodato insieme a Maria, nostra Madre e Regina.